bella! Ciao! Ciao! Ma che sto scherzone? No, dai, io sto qua fermo. Bella ragazzi, ci siamo i Granats e siamo tornati qui con un nuovo video. Siamo oggi con un video su In Segreto e io se faccio così sono Satana. Faccio così sono un angelo. Così parevi rumeno, no, Satana? Satana, Satana, angelo. Gendobre. Gendobre. Gendobre, gendobre, regà, gendobre a tutti. Oggi siamo su un video di In No, Segreto. avevamo detto che l'altra volta avevamo chiesto cosa cercare, cioè quale parola chiave mettere nella ricerca di In Segreto. Perché ridi? E tra i commenti che ci avete fatto abbiamo trovato una che ci è piaciuta molto, che era Non entrava. Tra l'altro c'aveva anche 150 like, quindi. Non entrava. Ieri è venuto fuori casa. Fuori casa, però, cioè, dove mi sono fuori? Ho dedotto Ah, sì, hai dal dedotto. contesto. Ieri è perché Non non entrava. entrava. Ieri è venuta a casa mia il ragazzo di cui sono innamorata di un paio d'anni. Da un paio d'anni. Abbiamo provato a farlo, ma è stato un totale disastro perché non entrava nemmeno. Mi sento una merda. Quindi non è ragazzo che non entrava, è. Il pene del ragazzo non entrava. Esatto. Quando io e la mia ragazza abbiamo provato a farlo la prima volta, non entrava. Qualche settimana dopo siamo riusciti a farlo e appena l'ho messo dentro si è messo a urlare come una pazza. E diceva, non entrava. Uomo di 15 anni, mentre faceva sesso il pene non entrava nella vagina, ha spinto forte ed è uscito tantissimo sangue, l'ha bucato tutto, ora sta in coma, non può avere figli perché Sì, tutto è pesato. vabbè, poi. È bello leggerli senza Io sangue. poi ho un Poi è nome. morta. Poi andò in coma perché esce sangue Che dalla cazzo ne vagina. sai, magari c'è il cazzo di un cavallo, poi Un esce bambino di l'acqua. 15 anni? Ma c'ha 15 anni? E che vuol dire? Che Ma non è neanche vero, che ha fatto che a sesso. 30 ce n'aveva. Cioè, Ebbene, in effetti, sì. ti rendi Vabbè, conto? dipende, oddio, sono precoci alcuni. E non può più avere figli, ma che cazzo? Dona di 18 anni, Ma una metti volta. poco poco gli ha messo al culo e si è sbagliato. E quindi, cioè, magari Ma comunque se gli ha c'è rotto sempre il 15 anni, culo. non poteva vincere da Rocco Siffredi tra le gambe. E che Cioè, ne. no, non il cazzo di Rocco, ma proprio Rocco Ah, Rocco Siffredi. si fa proprio la Perché così dovevi persona, essere. capito? Così Cioè. dovevi essere, per mandarla in coma. Per ucciderla. Mi sono scopato la mia compagna di banca. Abbiamo fatto il 69 e poi siccome non entrava. Ah, perché se fa il 69 non entrava. Cosa? La lingua? Gli usciva il sangue e lei ora non vuole più farlo per la sensazione che ha provato. Uomo di 16 anni. Ho cercato di avere rapporti sessuali con la mia cagnolina. Ma che schifo! Ovviamente il pene non entrava. Ma perché? Perché se te che c'ha un cane così. Magari c'è un chihuahua. E chihuahua ammazzi! Cambiamo parola, raga, però, perché sennò tutto non entrava. Non entrava. Cerchiamo Gesù. Gesù esiste, un giorno l'ho visto, era una luce stranissima, in camera mia mi ha detto di pregare per il mondo Ah, intero. sì, era la canna, cioè, Sì, era solo buona, infatti, non è che. niente. Uomo di Sì. 14 anni, sono riuscito a recuperare 3 materie di debito senza studiare un solo giorno. Mi sento meglio di Gesù. Vedi? Queste sono sfide. Io adoro mia nonna, me la sparerei in faccia quando, come poco fa, entra in casa per un saluto e trovandomi in bagno spalanca la porta e non solo mi saluta mentre sto successo, ma si mette anche al discorso. Gesù, sto cagando, quando esco ti saluto Cristo. Ah, ecco, da qua il messo Gesù Cristo, ok. Però la mia prof di religione mi ha fatto portare la materia perché vai giù, non leggo! Perché ho usato il crocifisso come martello. Volevo semplicemente mettere il calendario 2016 vicino al muro. Ora mi tocca studiare la vita di Gesù e devo anche dire delle preghiere durante l'esame di recupero. Secondo me Gesù sarebbe stato contento. Almeno, cioè, l'utile al Che dilettevole, comunque il capito? calendario ha a che fare con lui. Eh sì, sono Certo, tanto. sono gli anni suoi. È come se tu da quando nasci è l'anno 0 e oggi sarebbe il 22. Gli anni del Grande Real. Sarebbe il 22, però XXX. che. Io prego giorno e notte, ascolto una voce nella mia testa che dice. Ton 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 ton. Non ti ho mica capito. Ma che pazzo. Vabbè, io prego giorno e notte, ascolto una voce nella mia testa che mi dice: fai quello, no, fai quello, bacio la Madonna sempre. Te lo sto baciando. Che vuol dire? Ma non ha senso, Io leggilo, prego guarda. giorno e notte, ascolto una voce nella mia testa che mi dice: fai quello, no, fai quello, bacio la Madonna sempre. E i miei tre santi sono la Madonna, Gesù Padre Pio e Santo Antonio. Quindi sono quattro. Però la Madonna non è un santo. Mi sa che manco Gesù è santo. Elena. Santo Dio e Santo Antonio e la mia stanza c'è la Madonna tu Carmine. Questo è il segreto più bello che abbia mai letto. Raga, questo è il segreto più bello della Sì, storia. Donna di 18 anni, quando ero piccola credevo che al momento della consacrazione dell'ostia Gesù scendesse realmente dal cielo. Per quello non c'era concesso alzare lo sguardo. cazzo vuol dire? Non è vero che non è concesso alzare lo sguardo. Oh. Tu, Peppe, cioè, le poche volte che io ho preso l'ostia, perché purtroppo ho preso l'ostia, ho fatto una comunione, una cresima, Il io traffico ogni volta che incredibile. pilostia. Mamma, L'ossia l'ostiense, mamma antica. mia, te giuro, è proprio una Col pezza. cane. Comunque facevi tipo, tiravi fuori la lì, o la piavi così, e poi battivi per 5 al prete, dice io fratello dammi l'ostia, oppure ti mettevi tipo che mani dietro carcerato,
che era in carcere a religione, facevi un pompino al prete. Cerchiamo bagno pubblico. No. Ho scopato un'ora da per tre ore. Cioè un pianeta dove un'ora ne vale tre. Stai su Marte. Ho scopato un'ora da per tre ore in un bagno pubblico e urlavo come non mi era molto, come non mai mi ero molto eccitata. Io non ho parole comunque. Ma come fai a scrivere così? Ma manco da ubriaco scrivo così, santo Dio. Ero uscito dal bagno pubblico ed improvvisamente una ragazza bellissima si avvicinò a me e io ero eccitato e abbiamo un po' parlato insieme. Ad un tratto mi chiese di farla e l'abbiamo fatta. La cacca. Che bello che è stato da quel momento. Cago sempre insieme alla mia ragazza. Da quel momento e poi è stata la mia ragazza. Va bene. La prima volta che ho incontrato un ragazzo l'abbiamo fatto in un bagno pubblico di un centro commerciale. Mentre stavamo per entrare nella cambi a... nella cabina del bagno, vediamo che da quella accantola esce la sua ragazza con un altro tizio. Cioè hanno fatto scambio. Ma nel senso si è accorto di essere cornuto? No, ma penso che era concordata la cosa. Eh no, con un altro tizio. Cioè la cosa che ti dovrebbe sorprendere è wow. Cioè lui stava per cornificare la ragazza, ma in realtà la ragazza l'ha già cornificato con un altro nello stesso identico posto dove stava per cornificare. Ma quindi penso che siano tipo gli scambisti, capito? Io dico solo che accantola. Vabbè, accantola. Soprattutto ragazzi, accantola hashtag. Sono una super fanatica di Harry Potter, che c'entra nel cesso? Il segreto, quando vedo un bagno pubblico o quello della scuola, faccio sempre in fretta e quando scarico l'acqua praticamente scappa dal bagno per porre il basilisco. Oddio Dani, ieri nel bagno pubblico erano due gay che scopavano e dicevano è enorme, ficcamelo tutto. Io eccitantato. Entrai e dissi una cosa a tre? No, l'hai detto bene, però l'hai detto male. Cioè teoricamente dovrebbe essere scritto così, ma dissi una cosa a tre e lo abbiamo no, fatto. No, non devi mettere la domanda. E dissi una cosa a tre. Basta! Non è quella l'intonazione. E dissi una cosa a tre e lo abbiamo fatto, è stato epico. Abbiamo fatto il trenino. Mamma mia che vorrei ciu. Mi sono sbattuto mio suo in un bagno. Ma sono stupidi! Ma che cazzo? Basta, non ce la faccio più. Ma non è sbattuto, è sbattuto. Sbattuto. Mi sono sbattuto mio suo in un bagno. No, sbattuto. Ah no, sbattuto, è vero. Mio suo. Non ha senso. 5 mesi fa, zero commenti, grazie al cazzo. Non ci credo, ma che ha capito? Sbattuto. Allora ragazzi, questo è l'ultimo segreto di oggi. Se vi è piaciuto, lasciamo tanti like perché noi siamo qua, siamo i ragazzi. Beh, della sono Daryl. Sono io, faccio tutto io, meglio di Dio. No, però ti stanno mamma mia, aspetta, levami questo. Ok, non devo più fare rapper. Ragazzi, bravi ragazzi nei brutti quartieri. Sto. Cini. Brr. Scusami se sono squash. Mamma mia, altro che sfere e basta. Guardate il ciuffo qua. Entro, spacco, esco, ciao. Se neanche non mi dai il cappello io non posso finire di fare il rapper. Perché? Perché io sono io, meglio di Dio. Wow. Questo qui è un mouse, vattene via dalla mia house. Non ho il bastone ma sono meglio del dottor House. Faccio delle prognosi riservate che tua madre non si è mai lavata. Che cazzo vuol dire? Vabbè, fai questo qui, questo qui, levami il cappello per favore. Non ce la faccio più a reppare tutte le ore. Ti prego, metti la mano nella mia testa. Levami questo cappello, non ce la faccio più. Ho un problema nella testa. Funziona a metà. Non ho più l'età per fare il rapper, per favore. Sono un bimbo stupido comunque. Grazie, me l'hai tolto. Allora ragazzi, detto questo, quindi vi sto facendo l'outro e vi sto dicendo che noi ci becchiamo al prossimo video. Perché tutti quanti non l'avete mai capito che dovete andare qua sotto, lasciare un like e se non lo lasciate io vi prendo ammazzate. E quindi noi ci becchiamo al prossimo video. Dai Granas è tutto, ma non proprio tutto. Ve lo dico perché a me non piace il prosciutto. E quindi Dai Granas è tutto. Bella.